Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, buongiorno, complimenti a Mattia, ma complimenti veramente a tutto il cast. Mattia, un esordio con il botto, proprio il tuo, cioè hai cominciato, ti hanno buttato lì interpretando due personaggi contemporaneamente. Allora, mi veniva una domanda abbastanza banale, no? Cioè, quale dei due gemelli ti senti più vicino? E poi ho pensato anche che in effetti quello dei due che diciamo sembra apparentemente no, più forte è quello forse che in realtà ha più problemi, ma non problemi perché ama vestirsi con gli abiti da donna, da ragazza, ma perché non riesce cioè, si sente come se si dovesse nascondere, quello ecco è forse il suo problema. Quindi volevo una riflessione su questo e anche sul fatto che, come è stato detto, che serie come queste dovrebbero aiutare il mondo degli adulti a comprendere quello adolescenziale dei giovani e delle tante cose che ci sono dentro, l'impressione è però che forse anche il mondo dei giovani ancora ha qualche difficoltà, perché ecco, se una persona come un ragazzo deve insomma nascondersi e deve fingere sui social di essere una ragazza, insomma qualche problema ancora tra i giovani credo che ci sia. E un'ultima cosa, una domanda chiara, complimenti anche a te naturalmente, come è stato portare appunto in una serie un personaggio che ti somiglia alla perfezione, almeno dal punto di vista fisico? So che tu hai avuto anche dei problemi perché hai partecipato, no, a una Miss Italia tempo fa con la tua gamba amputata e adesso insomma la porti invece in questa serie e non è quello il problema del tuo personaggio, quindi questa è una cosa, almeno da quello che abbiamo visto in questi due episodi, il problema è semplicemente un innamoramento insomma non corrisposto. E questa la trovo una cosa giusta. Grazie. Ti rispondo alla prima domanda. Mi sento più vicino a entrambi, cioè allo stesso modo, anche perché studiandoli molto e lavorandoli molto su Andrea e Marco, mi sento entrambi molto vicini a me. E, non mi ricordo la seconda domanda, scusami tanto. Dicevo il fatto che anche tra i giovani ci sono delle difficoltà a comprendere diciamo l'altro, no? A comprendere chi è più fluido, chi ancora sta cercando se stesso, perché insomma uno dei due gemelli si deve nascondere, no? Penso che non è che sia una difficoltà, penso che è normale che tra i giovani, comunque parlando proprio di giovani, di ragazzi, che ci sono anch'io come certo, ragazzo, ci si scopra. Si hanno delle paure, soprattutto anche Andrea, che comunque nasce a Latina e vive a Latina, e magari hanno una mentalità un po' più chiusa, ha meno persone con cui parlare di quello che sente, quello che vuole fare, gli arrivano meno informazioni e quindi è normale che lui abbia paura. Poi è comunque il suo carattere, ci sono persone che non gliene frega niente del pensiero altrui e invece persone che magari hanno paura di cosa pensano molte persone. Se posso aggiungere, certo. Io da osservatore ho visto proprio il contrario di quello che dici tu, cioè l'idea di fare questa serie ci è venuta proprio vedendo come le persone giovani fossero molto più avanti di quanto non fosse per esempio solo la mia generazione nella capacità di esplorarsi e di comunicare all'esterno le proprie sensazioni e i propri dubbi e la propria complessità. Sì, da quel punto di vista sono d'accordo. Io parlavo degli altri perché io vivo a Roma, in una grande città, non è una città di provincia, però purtroppo sento ancora battute di questo tipo tra i giovani. Cioè basta che prendi un autobus e trovi dei ragazzi che girano coi telefonini e sento battute veramente che sembra di stare nel Medioevo su personaggi di questo tipo. A volte mi capita. Quindi no, dicevo, era una cosa buona, nel senso non è che la serie secondo me deve sorbire soltanto agli adulti, ma anche ai ragazzi, ecco, in quel senso intendevo. Ma sicuramente, scusa, purtroppo abbiamo un problema. Certo, quello un problema in questo paese rispetto a certi temi. Basta guardare i sondaggi, non è che grandi città o piccole città, certamente non siamo un paese all'avanguardia sul piano dei diritti e tutto quanto. Esatto. Quello che però posso dire, e non sono un sociologo, è che quello che abbiamo visto è che esiste una parte, non so se maggioranza, non so se rappresenta tutti i giovani, sicuramente no, ma c'è una parte importante, considerevole, di ragazzi che secondo me sono all'avanguardia anche rispetto alle generazioni precedenti, rispetto alla capacità di elaborare, riflettere, comunicare all'esterno
certe sensazioni. E da questo punto di vista, al netto del fatto che Prisma non vuole insegnare davvero niente a nessuno, se non mostrare qualcosa, certo. Io penso che, non voglio fornire esempi a nessuno, però da persona io ho trovato molto interessante, mi ha aperto tante riflessioni, vedere la capacità, e ho provato invidia per una generazione che è così libera e così disponibile e così flessibile mentalmente ad accettare, aprirsi e farsi delle domande che nella mia generazione era molto più difficile farsi. Quello senz'altro, grazie. Poi c'era la domanda Chiara. Grazie della domanda intanto. Allora, all'inizio avevi chiesto com'è stato per me, ovviamente è stato emozionante, un'esperienza meravigliosa e un'opportunità enorme. E per quanto riguarda Carola, però non credo che vada vista come il personaggio con la protesi o il personaggio con una gamba amputata o quant'altro. Credo che Carola sia molto, cioè ci sia tanto in Carola. Poi il fatto che abbia una protesi è una caratteristica. Carola ha una protesi, Mattia è biondo, cioè questo deve quello intendevo. Scusate. Mi dispiace che non riesco a farmi capire questa mattina, forse parlo male io, quello intendevo. Dicevo che non si punta al fatto della tua gamba, che si vede soltanto un attimo che te la toglie per salire i gradini e andare in terrazza, ma si punta su tutt'altro, cioè sui problemi di una ragazza che è innamorata, che non è corrisposta, che fa finta di che gli piace. Sì. Questo era proprio questo che intendevo certo, io. Avevo capito, scusami. Okay. Puntualizzare questa cosa che secondo me è molto importante. E il fatto che abbia una protesi, secondo me, non tanto per il personaggio, ma per il fatto che ci sia un personaggio con una protesi in una serie TV di giovani e che la sua protesi non sia il centro della storia, non sia raccontata in maniera pietistica, ma sia solo una caratteristica, e che ci sia effettivamente un personaggio appunto con una protesi, è solo qualcosa che deve aiutare a rappresentare, secondo me. Cioè, è importante che sia rappresentata anche la comunità delle persone con disabilità, semplicemente perché è la realtà, quindi questo. E ovviamente Carola, oltre a ciò, è una ragazza di 16 anni che affronta la sua adolescenza, affronta rapporti con le persone a scuola, fuori dalla scuola, con i genitori, quindi è una comunissima ragazza di 16 anni che ovviamente ha delle sfide e sta anche lei in un qualche modo esplorando se stessa. Grazie. È stato difficile, però in realtà molto emozionante, perché mi sono un sacco legata a Nina, proprio per il suo modo di essere, molto simile al mio e molto simile a molte persone che ho conosciuto e con cui sono cresciuta nella mia vita. E questa difficoltà nel gestire le emozioni e sfogarle nella rabbia viene naturale molto spesso. Per il mondo in cui viviamo. Esattamente, soprattutto crescendo a quest'età. Però appunto dietro c'è un mondo di emozioni e l'emotività di Nina è qualcosa di infinito, ovviamente lo vedrete durante la serie, ma fa un percorso molto interessante proprio perché grazie anche all'amicizia con Andrea piano piano distrugge questo muro di rabbia e di scontrosità e fa entrare nel suo mondo Andrea e gli fa vedere la sua dolcezza, la sua tenerezza, e penso è una cosa che dovremmo fare con tutti ogni giorno, far vedere la nostra adolescenza. È stata sicuramente una sfida, è stato molto emozionante. E, la sfida più grossa è stata, penso, fare le scene con due gemelli, perché noi facevamo tutta la scena con Andrea e poi di corsa andavo a cambiarmi i capelli, i vestiti, e nel tragitto dal camper al set dovevo entrare in Marco. E quella era la sfida più grossa per me, però comunque aver avuto la possibilità di farli e crederci, poi insieme a Ludovico abbiamo lavorato tantissimo dal linguaggio del corpo, comunque anche soltanto come parlano Andrea e Marco, cioè ci abbiamo lavorato veramente tanto insieme, ecco. A fine set, ok, quindi eravamo lì in chiusura, e secondo me mi fai, comunque l'ho fatta vedere a una persona esterna da Prisma e mi ha detto che Andrea è più bravo come attore comunque.